Grazie Presidente. Colleghi, io devo innanzitutto ringraziare, come è già stato fatto in precedenza, un po' tutto il gruppo della Commissione, perché davvero, come diceva poc'anzi il senatore Cucca, si è respirato un bel clima di collaborazione e credo che la norma che andiamo a varare oggi sia di qualità, non solo dal punto di vista giuridico ma anche dal punto di vista politico. Io credo che questa norma che andiamo a varare abbia una duplice funzione, una funzione punitiva sicuramente, perché comunque andiamo a fornire ai magistrati degli ulteriori strumenti tesi a punire davvero chi si macchia di questi crimini, di queste azioni assolutamente scellerate. Ma è ulteriormente importante, e su questo sono d'accordo con l'ultimo intervento, sono d'accordo che questa norma debba essere adeguatamente resa nota anche tramite i mezzi di comunicazione, affinché possa svolgere non soltanto appunto la funzione punitiva, ma anche altresì la funzione di deterrente, di modo che queste persone, questi criminali che troppo spesso leggiamo sui giornali, vediamo attraverso i telegiornali, queste persone che abusano, sfruttano persone che sono comunque in difficoltà, possano davvero, come dire, cessare di portare avanti questo tipo di condotta criminale, e di modo che tutti i nostri cittadini, anche appunto coloro che hanno un'età che comunque sia comporta alcuni problemi, possano, come dire, godere della propria vita in maniera molto tranquilla. Dico questo perché non so se a voi è capitato, a me è capitato, sia nella mia funzione di avvocato sia nella mia funzione di nipote. Ho visto quelli che possono essere gli effetti di queste condotte criminali, ho visto quando ci sono persone che contattano persone anziane e dicono: guarda che tuo figlio ha avuto un problema, ci devi dare 1.000-1.500 euro. Oppure, utilizzando come quello che è già stato richiamato, la truffa tramite finti contratti da far firmare, chiedendo somme, e non solo, somme a persone che sono in difficoltà. Io, perché poi dopo vediamo anche quelle che sono le conseguenze. Vediamo persone che poi dopo non hanno più la minima fiducia nel prossimo e non hanno più alcuna fiducia in se stessi. E questo io credo che sia assolutamente grave, e in questo senso dobbiamo non solo approvare da un punto di vista politico e giuridico questa norma, dobbiamo anche renderci partecipi di un processo di maggiore sensibilizzazione nei nostri territori, nelle nostre case, con i nostri vicini, con tutti coloro che andiamo ad incontrare ogni giorno, per cercare di combattere questo fenomeno che è assolutamente gravissimo ed è assolutamente contrario a qualsiasi tipo di principio di umanità, prima ancora che di rispetto. E quindi io non voglio dilungarmi oltre, perché ripeto, le considerazioni tanto dal punto di vista giuridico che sono state fatte in primo luogo dal relatore e poi da tutti coloro che sono intervenuti le faccio in qualche parte mia, e quindi io davvero con un clima di rinforzata fiducia verso queste istituzioni, visto che oggi ci accingiamo, mi auguro, di votare all'unanimità questo provvedimento, io credo che possa essere davvero un bel esempio non solo per tutte le persone che hanno subito questo tipo di problema, ma anche tutti i nostri cittadini e tutti i nostri elettori possono davvero capire che queste istituzioni possono lavorare per delle finalità che vanno al di là di quelli che sono i ritorni elettorali. In questo senso io davvero con grande orgoglio, e non è retorica, annuncio ovviamente il voto favorevole del gruppo Lega Salvini Premier Partito Sardo d'Azione rispetto a questo provvedimento. Grazie. Grazie, senatore Pellegrini.